chiama il punto Chevron o in italiano l'isca di pesce o anche spina di pesce. Ha questo tipico andamento ad onda che regala un movimento molto molto elegante e sinuoso a qualsiasi nostra creazione. Lo possiamo utilizzare per maglie, sciarpe, anche coperte, che è quello che poi in un altro video noi andremo a fare. E sì, praticamente si crea questo movimento sinuoso grazie a una progressione di aumenti e diminuzioni che creano questo movimento nel disegno. Io nel corso del video vi suggerirò anche alcuni piccoli trucchi per fare in modo che il lavoro vi risulti così ben dritto e piatto, perché senza questi piccoli accorgimenti il lavoro potrebbe tendere a curvarsi, ad arricciarsi o, come si suol dire, a sfarfallare. Adesso vi lascio al tutorial, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettermi su un bel like. Poi potete nei messaggi lasciarmi qualche vostra richiesta per eventuali altri punti o altri lavori che volete realizzare. Cominciamo con 16 catenelle per ogni gruppo. Quindi se noi vogliamo ripetere il gruppo due volte mettiamo 32 catenelle, se vogliamo ripetere il gruppo tre volte mettiamo 48 catenelle. Quindi noi adesso lo ripeteremo per due volte, quindi io realizzerò 32 catenelle. Realizzate le 32 catenelle, facciamo altre 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta. E nella quarta catenella realizziamo altre due maglie alte per un totale di 3 maglie alte. Poi nelle successive 3 catenelle facciamo 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Ora facciamo la diminuzione. Dunque prendiamo il filo sull'uncinetto, una maglia alta non chiusa, filo sull'uncinetto, una maglia alta non chiusa nella catenella accanto, prendiamo il filo sull'uncinetto, nella terza catenella accanto un'altra maglia alta non chiusa. Le quattro asole che abbiamo le chiudiamo insieme. Ora facciamo la stessa cosa, però ci dobbiamo ricordare di saltare una catenella e nella catenella accanto, quindi ne lasciamo una vuota, nella catenella accanto facciamo una maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa nell'altra catenella e di nuovo per tre volte. Abbiamo quattro asole sull'uncinetto, le chiudiamo insieme. 3 maglie alte, quindi una, due, normalmente. A questo punto facciamo l'aumento, quindi facciamo 3 maglie alte insieme nella stessa catenella. Una, due, saltiamo una catenella, nell'altra facciamo un altro aumento,
quindi 1, 2, 3. A seguire, nelle seguenti 3 catenelle facciamo 3 maglie alte, quindi una maglia alta, una maglia alta, una maglia alta. Ora la sequenza di diminuzione, vedete, già prende la sua forma. Ora le diminuzioni, quindi filo sull'uncinetto, maglia alta non chiusa. Andiamo accanto, maglia alta non chiusa, andiamo accanto, maglia alta non chiusa. Chiudiamo i 4 asoli insieme. Saltiamo una catenella, nella catenella accanto una maglia alta non chiusa, nella catenella accanto facciamo altrettante e di nuovo nella terza catenella. Chiudiamo le 4 asole insieme. Ora 3 maglie e qui nell'ultima catenella facciamo l'aumento. Quindi 1, 2, 3 maglie alte insieme. Vedete, la sua forma la sta già prendendo. Dunque, cosa abbiamo fatto di particolare? Abbiamo saltato la catenella negli spazi tra le due diminuzioni e qui sugli aumenti e sulle diminuzioni abbiamo diminuito di una catenella. Perché questo? Perché in realtà il disegno si sviluppa su 14 maglie, ma noi ne abbiamo fatte 16, proprio per dare morbidezza ed evitare che all'inizio del lavoro questo tiri. Perché di solito succede questo, che la catenella risulta più stretta rispetto poi alla lavorazione successiva. Fare qualche catenella in più e saltarla nel corso del primo giro può essere una buona soluzione per evitare questo inconveniente. Facciamo il secondo giro, che comincia con 3 catenelle. Si volta il lavoro e nella prima maglia se ne fanno altre 2, quindi si fa l'aumento. A seguire 3 maglie alte normalmente, quindi una, due, tre, ed ora la prima diminuzione. Dunque, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa. E si chiude insieme. Ora, quello che abbiamo fatto nel primo giro, cioè saltare una catenella, non lo dobbiamo fare più. Dobbiamo fare un'altra diminuzione. Quindi, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa. E si chiudono le 4 asole insieme. Ancora 3 maglie alte. Qui procediamo con l'aumento, quindi su questa maglia alta ne facciamo 3, 2 e 3. Così sulla successiva, 3 maglie alte, quindi una, due e tre.
A seguire 3 maglie alte normali, quindi una maglia alta, un'altra maglia alta ed un'altra ancora. Poi qui nella parte bassa ci sono le diminuzioni, quindi su queste 3 maglie che seguono facciamo le diminuzioni, una maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa ed una maglia alta non chiusa. 4 asole chiuse insieme. Accanto facciamo lo stesso, quindi una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa e le chiudiamo tutte e 3 insieme. Così. Ora qui sembrerebbe finire il giro con le 3 maglie alte, ma attenzione, altrimenti ottenete una diminuzione. Quindi facciamo le 3 maglie alte così come si vedono e non dobbiamo mai dimenticare di fare l'ultimo aumento sulle 3 catenelle di inizio giro qui. Quindi inseriamo l'uncinetto nella catenella e dobbiamo fare qui 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Dobbiamo ricordare che per quante diminuzioni facciamo, tante devono essere gli aumenti. Quindi se noi qui nella parte bassa della nostra spina di pesce, qui abbiamo fatto 2 volte la diminuzione e 2 volte qui, sappiamo che dobbiamo fare 4 aumenti, infatti 1, 2, 3 e 4 aumenti. Così facendo dobbiamo ci basterà controllare questo, poi il lavoro lo potremo fare largo e lungo quanto vogliamo. Quindi dobbiamo controllare questo, che il numero degli aumenti sia pari al numero delle diminuzioni. Penso di avervi detto tutto su questo punto, che è molto bello. Un altro suggerimento che vi voglio dare è cambiare il colore, cioè non fare la spina di pesce in tinta unita, ma cambiare il colore. Infatti, così come ho fatto io, questo cambio di colore dona, diciamo, mette in evidenza il lavoro e l'andamento, ondulante del disegno che si forma con questo tipo di punto. Vi lascio, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciarmi un bel like. Ciao!